Ciao, sono Lorenzo Vieri, eccoci qui per un nuovo video e questo video sarà una serie, il primo di una serie di tre video che parleranno della chetogenica e dei livelli energetici che questa aiuta a raggiungere. L'età chetogenica è effettivamente conosciuta ed è stata sperimentata anche da, magari, da molti di voi per quanto riguarda l'innalzamento dei livelli energetici, quindi l'energia vitale e del nostro benessere quotidiano. Quindi i livelli energetici sono chiaramente un qualcosa di molto importante per quanto riguarda il nostro vivere quotidiano. Molte persone hanno grandi difficoltà quotidiane da questo punto di vista, cioè lamentano letargia, lamentano magari sonno post pranzo o nel pomeriggio, lamentano difficoltà per esempio nel fare esercizio, nell'alzarsi dal letto la mattina per esempio, altro grande problema per quanto riguarda i livelli energetici, e lamentano quella che si chiama la cosiddetta stanchezza cronica, quindi questa situazione in cui appunto i livelli energetici sono costantemente molto molto bassi. Quindi oggi vediamo il perché la dieta chetogenica può alzare i livelli energetici e perché quindi può essere interessante da mettere in pratica per tutti coloro che, oltre magari ad esigenze di tipo estetico o ad esigenze di tipo controllo o miglioramento di qualche patologia, possono essere interessati al miglioramento dei livelli energetici. E di solito il miglioramento dei livelli energetici è anche sintomo di un metabolismo che di base funziona meglio, di un corpo che funziona meglio e quindi che risponde anche meglio poi a tutto quello che sono i nostri stimoli per l'obiettivo primario che ci siamo posti. Quindi non a caso la stanchezza cronica si associa anche a un'alimentazione spesso e volentieri non buona. Vediamo quali sono i tre fattori che influenzano questa cosa, quei livelli energetici, e il perché la chetogenica li migliora. Ok? Quindi vediamo che cosa succede a tre livelli. Allora, i tre livelli sono di questo tipo. Allora, anzitutto la chetogenica per definizione prevede appunto la produzione dei cosiddetti chetoni. Scrivo con la K anche se non è proprio italiano. E quindi i chetoni stessi sono protagonisti del nostro stare meglio, del nostro innalzarsi dei livelli energetici. Poi abbiamo un fattore ormoni, quindi ormonale, ormoni, e un terzo fattore che è la qualità del sonno. Questi tre parametri sono i tre parametri su cui la dieta chetogenica agisce e che aiutano anche a migliorare quelli che sono i livelli energetici. Adesso cominciamo in questo video a vedere il primo di questi fattori, ovvero la presenza di chetoni nel sangue. Chetoni nel sangue che sono prerogativa della nostra alimentazione chetogenica. Infatti, come avete già visto nei miei video e nella mia community, a cui se non sei ancora iscritto ti invito ad iscriverti, quindi su Facebook Vivere in Chetogenica, spesso e volentieri questo argomento si dibatte, ovvero è importante misurare i chetoni e sapere se siamo in chetogenica o no, e di quanto, quindi qual è il grado di chetosi che abbiamo nelle urine o nel sangue. Perché? Perché molto spesso molte diete, specialmente quelle che magari avete provato anche tu, con diete con prodotti, diete con pasti sostitutivi, spesso e volentieri non sono diete chetogeniche, ma sono altre diete iperproteiche mascherate da diete chetogeniche, e infatti non ti fanno misurare spesso la chetosi. E non solo, tante volte molte diete vengono appunto spacciate per diete chetogeniche quando invece non lo sono, e dunque è importante effettuare questo monitoraggio. Ci tenevo a sottolineare questo punto e adesso passiamo al perché i chetoni sono importanti per i nostri livelli energetici. Allora, i chetoni agiscono proprio per loro natura a livello metabolico come carburante di riserva di energia rispetto al carburante classico, tradizionale, con cui il nostro corpo si rifornisce di energia, che è il glucosio. Questi chetoni, in presenza di glucosio che non va a zero, ma che rimane sostanzialmente medio-basso nel nostro sangue durante la giornata, sono
effettivamente correlati all'aumento dei livelli energetici. Perché? Perché si crea una situazione metabolica tale per cui nel mitocondrio questi chetoni vengono metabolizzati e in maniera a parte più efficiente, ma anche in una condizione ormonale più vantaggiosa per mantenere e innalzare i nostri livelli energetici. Quindi sono protagonisti indiscussi del nostro essere, non solo in chetosi, ma a essere durante il giorno più energici, più vitali, più, perché no, anche di buon umore, nel senso che avere più energia chiaramente ci permette di affrontare la giornata in maniera molto più produttiva, molto più gioiosa, molto più efficace, no? E dunque questo ha a che fare, quindi la presenza di chetoni ha a che fare con l'innalzamento dei nostri livelli energetici. Segui nel prossimo video dove parleremo del secondo protagonista, che è sostanzialmente la parte ormonale che viene un po' cambiata per quanto riguarda l'utilizzo della chetogenica. Se non sei ancora iscritto al mio canale ti invito a farlo, quindi iscriviti al mio canale. Se hai qualche domanda su questo tema commenta qui sotto e ti risponderemo nel più breve tempo possibile. Grazie, ci vediamo al prossimo video.